un video dopo quasi un mese, perché questo mese è stato veramente tragico, tra 50 miliardi di cose da fare, torno con questo video dei preferiti del mese di ottobre. Allora, miei preferiti del mese, ho una serie di cosine da farvi vedere. Partiamo subito con dei prodotti che sicuramente vi avrò già fatto vedere, quindi alcuni prodotti li ho già mostrati nei video precedenti, però mi stanno piacendo così tanto che rientrano nei miei preferiti. Allora, Biolange Matrix. Questa combinazione che per me è spettacolare, Volume Bloom, ed è praticamente ai fiori di cotone, shampoo e balsamo. Sto usando anche lo spray, in realtà quindi sono tre prodotti, ma io li sto usando tantissimo perché mi stanno piacendo moltissimo. E i capelli hanno molto volume, tranne in questo momento perché sto perdendo, cioè sono diventati la metà, i miei capelli ne sto perdendo tantissimi, non so se il periodo, non so se anche a voi sta capitando, ma veramente perdo capelli in ogni dove. Comunque questi prodotti sono eccezionali secondo me e i capelli li sento veramente molto più corposi. E, infatti questi sono appunto per capelli fini, non hanno parabeni e mi stanno piacendo tantissimo. Sto usando tutti e due in combinazione con lo spray. Poi altro prodotto che sicuramente vi ho mostrato già in un video precedente, ma ve lo rifaccio vedere perché mi sta piacendo tantissimo, lo sto usando ogni giorno, è questo della Clarins. Ed è questo olio per labbra, Eclat Minute, è veramente buonissimo, lo utilizzo ogni giorno, anche in questo momento ce l'ho, e cambia a seconda del colore, ovviamente è trasparente, però si adatta al colore delle labbra, vabbè, buonissimo, mi piace. Poi, sempre in tema beauty, vi faccio vedere questa matita color carne, che è questa che ho sotto gli occhi, che mi piace ed è della Nio Eco. No, non so se riuscite a vedere il brand, la marca Nio Eco, e mi piace, nel senso l'effetto è particolare, perché comunque la matita color crema negli occhi o bianca serve per ingrandire gli occhi, io ce li ho abbastanza già grandi. Però mi sta piacendo e poi dura tutta la giornata, veramente tutta la giornata. Sono curiosa di provare la matita nera a questo punto dello stesso brand. Poi andiamo avanti con salviettine. Queste salviettine sono quelle della Fria, struccanti più, sono 20 salviettine, effetto night calming. Infatti io le utilizzo, si sono annodati i capelli, a un certo punto quando diventano così lunghi mi si annodano dietro, infatti sto pensando di tagliarli. Con puro latte detergente in salvietta. Queste le sto utilizzando la sera quando magari non mi va di struccarmi. Considerate che io sul viso metto veramente poco, cioè metto la BB cream o il fondotinta e stop, non metto cipria e vabbè, un po' di fard. Struccano veramente tantissimo. Lo vedo il giorno dopo quando magari passo la salviettina con il tonico. E queste sono veramente buone. Hanno un effetto vellutato, non irritano la pelle. All'interno c'è puro latte detergente e olio di argan. Devo dire che queste salviettine della Fria che mi sono state inviate, tantissime diverse, mi stanno piacendo tutte indistintamente. C'è quella che mi piace di più, quella che mi piace di meno, ma questa posso dire che mi sta piacendo tantissimo come salviettina struccante. Le altre mi rimanevano sempre molto, non so, avevano tantissimo alcol, non so, non mi piacevano. Quindi non utilizzavo salviettine struccanti. In realtà queste mi piacciono e veramente possono sostituire una diserzione con latte detergente, una pulizia con latte detergente. Mi piacciono. Struccanti più si chiamano. Poi andiamo avanti con il tonico che utilizzo invece sempre la mattina e mi piace tantissimo, il classico acqua distillata alle rose della Roberts. Mi piace perché non so, mi rende il viso più fresco. Non ha un incisivonissimo, almeno non credo. O sì? Non lo so. Mi piace. A me non piace tanto il profumo di rosa, però non so, risveglia la mia pelle. Effettivamente, come il claim dice, effettivamente quella è la sensazione che mi dà. Ed è una formula più concentrata rispetto a quella precedente, che non so che formula avesse. Comunque questo è il classico che mi piace. Deodorante, forse ve l'ho già mostrato in un altro video, ma veramente finalmente ho trovato il mio prodotto dell'anno, il deodorante dell'anno, ed è questo, Infasil Donna, infatti penso che me ne comprerò tipo una scatola.
Mi sta piacendo tantissimo perché, vabbè, questo è Enfasil Donna deodorante spray rigenera con complesso dermo-restitutivo, ricostituisce ricostituzione dell'epidermide già dopo 3 ore. Questa cosa non l'ho capita dopo 3 ore, però mi piace perché non ha un profumo intenso, quindi non sentite il profumo di deodorante, ma protegge la pelle. E si adatta alle situazioni ormonali di ogni donna, cioè a seconda della situazione ormonale del giorno che stiamo vivendo, si adatta al nostro corpo, ok? Ed è veramente buonissimo. Finalmente ho trovato il mio deodorante dell'anno, che è questo. C'è anche nella versione crema, ma a me sta piacendo questo tantissimo. Andiamo avanti, beauty abbiamo finito, andiamo avanti con il libro che sto leggendo. Ed è questo qui, Il piatto veg di Luciana Baroni, edito Sonda, edizioni Sonda. E è molto carino perché appunto, diciamo, l'evoluzione parla dell'evoluzione naturale della veg pyramid. Con le nuove linee guida rivolte ai lato-ovo vegetariani e vegani o a chiunque voglia mangiare sano, che è più il mio caso, ecco. E parla dei gruppi alimentari, i vantaggi della salute nel mangiare appunto veg, raccomandazioni particolari, spiega appunto le varie calorie presenti nei vari piatti. Non ci sono ricette, non è un libro di ricette, è un libro sulla scelta alimentare vegetariana, ecco, diciamo così. Mi sta piacendo perché dietro c'è anche un menu base, ecco, non ci sono ricette in questo libro, c'è un menu base in cui spiega come si dovrebbe mangiare, quindi colazione, spuntino, pranzo, spuntino pomeriggio, cena, con che cosa. 5 pasti da fare al giorno per diversi giorni. È interessante da leggere, ecco. Lei è una specialista in neurologia, geriatria e gerontologia. Sicuramente un libro di approfondimento sulla nutrizione. Poi andiamo avanti con una tisana che sto bevendo tantissimo in questo periodo ed è questa qui, tisana dell'Angelo Custode, che ho preso da Bioessenza qui a Bari in Viale Einaudi ed è una miscela di frutta ed erbe aromatica e biologica. La bevo solitamente la sera e l'alterno con altre. All'interno c'è mele in pezzi, coriandolo, finocchio, rosa canina, menta, anice, melissa e fiordaliso. Sì, dormo meglio? Dormo. Mi piace, comunque a me piace tantissimo bere tisane, quindi mi piace anche berla prima di andare a dormire. Fashion. Passiamo al fashion con la mia borsa che amo di più ogni giorno che passa ed è questa di Coccinelle. La trovo bellissima. L'ho comprata questo mese. E mi piace tantissimo perché anche se a dispetto della dimensione è veramente capientissima, all'interno ci metto di tutto. In questo momento non faccio vedere che ho migliaia di scontrini, vabbè, perché ho fatto un cambio borsa. Mi piace tantissimo perché ha la tracolla, la potete portare anche senza tracolla, a mo' di pochette, di clutch, a mano insomma. L'adoro, mi piace tantissimo il colore, l'abbino con tutto. Amo questa borsa di Coccinelle. Sempre in tema borsa, vi faccio vedere invece questo zaino che ho preso da Plus, un negozio qui a Bari, che anche mi sta piacendo molto perché è lo zaino che utilizzo quando porto in giro i bambini, perché appunto lo porto a zaino e dentro ci metto di tutto, anche le loro cose, le mie cose. L'unica cosa è che bisogna mettere delle pochettine all'interno perché altrimenti vi perdete perché è veramente bello ampio. Quindi anziché andare a fare ricerche ovunque, mettete una pochette con le cose più, cioè, so, i soldi, le chiavi, il cellulare, così è più facile da trovare. Sono più facili da trovare. Andiamo avanti con questa giacca che ho preso, questo cappotto giacca che ho preso sempre da Plus, che adoro anche questo. Ho messo delle foto su Instagram ed è di Vicolo Nordland. Sempre, appunto, l'ho sempre preso da Plus, come vi ho detto, e mi sta piacendo tantissimo. Questo è il mio cappotto del mese. Lo sto usando molto, lo riesco ad abbinare abbastanza bene con quasi tutto. E basta. E infine vi faccio vedere un acquisto last minute che ho fatto proprio in questi giorni. E sono questi fighissimi occhiali da vista. Ho cambiato finalmente occhiali dopo più di 3 anni. Li ho fatti sempre con le lenti fotocromatiche, ma non li ho ancora provati al sole. Li ho presi veramente questi giorni. E
sono questi di Celine. Ora, sembro Robin di Batman, però a me piacciono tanto. Mi piace moltissimo la forma, il colore. Non so, mi piacciono. Li ho presi qui a Bari da Ottica di Giglio. A me piacciono molto. Sicuramente sono particolari come occhiali, però mi piacciono. E niente, quindi questi sono i miei preferiti del mese. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!